Scende da 50 a 30 il numero degli abitanti di Giove positivi al coronavirus, un dato confortante che conferma il contenimento dell'infezione tra la popolazione che potrà gradualmente tornare alla normalità. Lo annuncia l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. Sono arrivati gli ultimi esiti dei tamponi, ha detto l'assessore, quindi il dato a disposizione è da considerare definitivo. Su 909 test sierologici rapidi su sangue capillare per 73 soggetti è stato necessario ricorrere ad ulteriore approfondimento con il tampone. Di questi, 13 sono risultati positivi, che portano a 50 il numero complessivo dei casi registrati nel territorio. Al momento però sono 30 gli attualmente positivi, visto che 20 sono i guariti. Diciannove in meno di ieri. Sono 351 gli attualmente positivi in Umbria. Questi i dati al momento disponibili e aggiornati a martedì 28 aprile. Sono 9 i casi in più di positività, che portano il numero dei positivi in totale, compresi guariti e deceduti, a 1.379 persone. I guariti sono 963, più 28 rispetto a ieri, mentre risultano clinicamente guariti 76 persone, meno 7. I deceduti sono 66, più 1 rispetto a ieri. Dei 1.379 pazienti positivi, attualmente sono ricoverati 97, meno 9, e di questi 17 sono in terapia intensiva, più 1. Le persone in isolamento domiciliare sono 981, più 4 rispetto a ieri. Sempre alla stessa data risultano 14.594, più 494 persone uscite dall'isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 28 aprile, sono stati effettuati 33.881 tamponi, più 1.075. Sono risultati tutti negativi, 216 per la ricerca del coronavirus ai quali sono stati sottoposti ospiti e personale della Fondazione Sodalizio San Martino di Perugia. Lo ha comunicato il presidente dell'ente Alfredo Arioti, esprimendo sentimenti di gratitudine a quanti hanno permesso di ottenere un risultato così importante per la salvaguardia di tutti. Tornano a calare i malati per coronavirus in Italia il 28 aprile. Gli attualmente positivi sono complessivamente 105.205, 608 in meno di ieri. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. I guariti sono 68.941, con un incremento rispetto a ieri di 2.317. Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 1.863, 93 in meno rispetto a ieri. Dei 105.205 malati complessivi, 19.723 sono ricoverati con sintomi, 630 in meno rispetto a ieri, e 83.619 sono quelli in isolamento domiciliare, 115 in più rispetto a ieri. Quanto alle vittime, sono salite a 27.359, con un incremento rispetto a ieri di 382. Ieri l'aumento era stato di 333. €30 milioni alle imprese del cratere sismico per la sicurezza sui luoghi di lavoro e gli investimenti necessari per le nuove misure di contrasto al contagio del Covid-19. Il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, sottoporrà l'ordinanza il prossimo 30 aprile alla cabina di coordinamento con i governatori delle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Sempre il 30 aprile la cabina di coordinamento esaminerà anche il testo dell'ordinanza di semplificazione delle procedure per la presentazione delle richieste di contributo alla ricostruzione degli immobili privati, che fisserà tra l'altro tempi certi e molto più contenuti di quelli attuali per l'esame delle domande e l'avvio dei lavori. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Persistono condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per mercoledì 29 aprile. Precipitazioni sparse al mattino al nord-est tra Liguria e Toscana, su Campania, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo instabile con piogge e temporali sparsi su Triveneto, Emilia-Romagna e zone interne del centro. Locali fenomeni anche su Puglia, Calabria e Sicilia. Nubi sparse e schiarite altrove, in serata e in nottata, tempo e miglioramento ovunque, con residue piogge al nord-est e nuvolosità irregolare in transito.
Temperature minime stabili o in aumento, massime in aumento al nord e in lieve calo al centro-sud. Per ulteriori dettagli potete seguire le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.